Ben ritrovati agli amici telespettatori di TV City, proseguono gli approfondimenti di TV City Interactive, il format a cura della nostra redazione con ospiti in collegamento in streaming. Naturalmente continuiamo a parlare di emergenza Covid-19 e lo facciamo quest'oggi con il nostro ospite che saluto e ringrazio per essere qui con noi, il Buonasera. Direttore sanitario aziendale della Napoli 3 Sud, Gaetano Donofrio. Buonasera direttore. Buonasera a lei. Come sempre saluto il nostro responsabile tecnico alla regia Ciro Gaglione. Buonasera Ciro. Buonasera. Entriamo dunque subito nel vivo della nostra trasmissione. Sappiamo bene che da ormai un mese a questa parte l'ospedale di Bosco Trecase è diventato struttura Covid di riferimento dell'ASL Napoli 3 Sud e non solo. Direttore, in questo momento quanti sono i pazienti attualmente ricoverati e quali sono le loro condizioni? Allora, oggi ci sono 7 pazienti in terapia subintensiva e 25 in condizioni di ricovero ordinario. Abbiamo in questo momento in accoglienza altre 3 persone da parte di Santa Maria del Pozzo, la struttura residenziale sulla quale fortunatamente, perché da tempo abbiamo iniziato una campagna di screening veloci per tutte le RSA e le strutture abitative lungo degenza, siamo riusciti a individuare un focolaio di Covid positivi, per cui i pazienti Covid positivi li abbiamo portati a Bosco Trecase, proprio perché la struttura, per essere messa in sicurezza, per non fare la fine dell'RSA del Nord Italia, grazie a questo duplice fenomeno, la prevenzione con il screening veloce e chi risultava positivo sullo screening veloce ha fatto il tampone, per cui sono stati 12 positivi complessivamente, li abbiamo allocati inizialmente, diciamo, i primi 3 nel pronto soccorso in Ola e Castellammare, e poi li stiamo man mano trasportando tutti all'ospedale di Bosco Trecase. Quanti pazienti può ospitare il Covid Hospital? E poi ricordiamo che entro il prossimo 30 aprile è prevista la consegna dei lavori per la realizzazione di nuovi posti letto. Sì, allora il Covid Hospital, ovviamente i posti letto non sono tutti quanti uguali. Allo stato noi abbiamo 10 posti letto di terapia intensiva, 7 di subintensiva e 36 di ricoveri ordinari. Questo perché? Perché non più tardi di una settimana fa abbiamo aperto altri 12 posti letto per quanto riguardava quei pazienti in via di guarigione, perché sa, stiamo cercando di creare sempre più dei setting assistenziali dedicati. Per cui è vero che sono pazienti ancora positivi, ma essendo in via di guarigione, sa, preferiscono non stare nello stessi ambiti in cui sono pazienti in condizioni ovviamente più gravi. E quindi abbiamo creato un altro reparto di 12 posti letto nel quale allochiamo man mano quelli che sono in via di guarigione. Quindi c'è, chiedo scusa, un reparto di terapia intensiva, un reparto di subintensiva, 2 reparti di ricoveri ordinari ed un reparto per quelli che sono in via di guarigione oppure clinicamente guariti, cioè vuol dire che hanno più i sintomi ma sono ancora positivi, e quindi noi li mettiamo quando diventano negativizzati, cioè dopo i 2 tamponi consecutivi negativi, e possiamo dire dopo il cotugno di essere in Campania l'azienda e l'ospedale che ha dimesso più persone guarite. A ieri erano ben 30 le persone che il Covid del Bosco Trecase ha dimesso, non che hanno guariti, negativizzati. 30 persone che possono abbracciare i loro cari senza preoccupazioni. E dentro il 30 aprile ci sarà questa consegna dei lavori? Sì, perché diciamo abbiamo anche ottimizzato l'opportunità di fare un nuovo reparto di terapia intensiva, perché sottolineo l'attuale terapia intensiva è ricavata dal blocco operatorio e quindi la terapia intensiva nuova, che sono 12 posti letto più un posto letto contumaciale, noi confidiamo per il 30 aprile, diciamo massimo il 4 maggio, che è lunedì
successivo e che a Napoli, ricordo, il 4 maggio, a giorno degli sfratti, di poter sfruttare il cantiere e avere il nuovo reparto dedicato alla terapia intensiva. Quindi nelle ultime settimane i dati che si registrano sono positivi rispetto invece ai decessi delle prime ore che avete registrato. Guardi, quei decessi purtroppo erano di pazienti che già da tempo soggiornavano negli altri pronto soccorsi. Cioè, il punto cruciale su cui vorrei, ecco, un attimo anche dare chiarezza. Non è che nei primi giorni abbiamo avuto una moria per un destino cinico e baro o per altro. Erano pazienti che provenivano dagli altri pronti soccorsi, già intubati, già in condizioni gravi, e che ovviamente poi lì sono andati in fase terminale. Ma io vorrei ricordare un po' tutti i dati nazionali. Se vi ricordate, in Italia fino a 6 giorni fa il rapporto tra, diciamo, guariti e deceduti era inferiore a 2-1. Quindi, poiché il Covid hospital si concentrano tutti i malati positivi di Covid, è ovvio che c'è un tasso di mortalità. A tal proposito vorrei anche ricordare, questo poi sarà frutto di un approfondimento, di quanti pazienti sono morti per Covid e quanti pazienti sono morti con il Covid. Perché vi posso dire che molti malati erano malati in fase terminale oncologica o altro. Per cui l'essere positivo al Covid non è stata la causa del decesso. E, mi permetto l'espressione medico-legale, nemmeno la concausa. È stato lì un fattore aggravante. Ma dei nostri 29 deceduti, gran parte erano tutte persone in condizioni, se non terminali, estremamente critiche. Il fatto di aver deciso di destinare l'ospedale Bosco Trecase a struttura Covid ha implicato una riorganizzazione degli altri presidi ospedalieri. In questo momento le emergenze vengono dirottate verso il Maresca di Torre del Greco e il San Leonardo di Castellammare, ma si è deciso anche di potenziare poi queste strutture. Sì, guardi, l'idea che ha questa azienda è quella di fare finalmente la rete ospedaliera. Vede, uno dei limiti, diciamo, dell'assistenza ospedaliera della nostra realtà è che dovunque si fa un po' di tutto. E questo dovunque si fa un po' di tutto crea due problemi. Il primo, la mancanza di una, potremmo dire, expertise legato al numero di prestazioni che permettono di effettuare anche una conoscenza non solo teorica ma anche pratica nell'assistenza. Il secondo motivo è che in questo modo, anziché essere rete ospedaliera, si percepisce ogni ospedale come fosse un unicum, come dire, una monade, e come tale viene meno il principio di rete ospedaliera. Lo sforzo che stiamo facendo, anche con la difficoltà del Covid, che chiaramente ha determinato una battuta di arresto rispetto all'attività ordinaria di questi ultimi 2 mesi, poi quella invece di dare ad ogni ospedale una sua mission, una sua visione strategica, che sia complementare e che non sia la sovrapposizione. Vede, io mi permetto, perché a me piace la storia, di fatto, come dire, è come se ancora oggi, per certi versi, si vivesse l'epoca delle USL, quando ogni USL aveva il suo ospedaletto. Perché ogni USL, avendo il suo ospedale, testimoniava una presenza, un momento organizzativo, un momento anche, diciamo, di un presidio. Oggi la ASL, sotto una ASL che è la più grande della regione Campania e probabilmente d'Europa, non può ragionare in questi temi, né possono ragionare né le comunità locali e né gli amministratori. Una ASL, per rispondere efficacemente ai bisogni di salute, deve fare rete, e questo non è chiacchierologia, si fa rete se si fanno le complementarietà, altrimenti avere le stesse cose un po' dovunque vuol dire avere niente di buono dovunque. Bene, in particolare all'ospedale Maresca di Torre del Greco voi avete previsto un reparto di riabilitazione respiratoria per i negativizzati del Covid. Sì, cioè pazienti che, diciamo, hanno contratto la patologia ma sono ormai guariti.
In che cosa consiste questa riabilitazione respiratoria? Guardi, allora mi permetta un attimo ci saranno. Mi permette di dare una precisa, più precisa indicazione. Allora, premesso che a Bosco Trecase abbiamo attivato, grazie al dottor Gaudioso e al dottor Casillo, quella che è la riabilitazione precoce dei pazienti ancora con Covid positivo. Abbiamo immaginato che per i pazienti negativizzati, laddove ci sia necessità di un recupero respiratorio, ci sia un momento riabilitativo. Però vorrei sottolineare che se no si crea il ghetto, che l'idea che abbiamo noi di Torre del Greco non è solo per un'abitazione espiatoria per i pazienti negativizzati, ma è tu cur un reparto di riabilitazione. Perché ricordo a me stesso che in questa nostra AS non c'è oggi un posto letto solo pubblico di riabilitazione. Poiché nell'atto aziendale redatto alcuni anni fa era previsto addirittura tre reparti di riabilitazione, uno a Gragnà, uno a Torre del Greco e uno a Pollena dell'Occhio. A me hanno insegnato che se non si comincia non si finisce mai. Allora, questi primi posti letto sono il nucleo iniziale dello sviluppo dell'aspetto riabilitativo, che non è meno importante di quello diagnostico-terapeutico. Allora, non vorrei che passasse il messaggio che a Torre del Greco, nei posti letto in abitazione, vanno i Covid negativi solamente. Vanno persone che hanno bisogno di riabilitazione. Poi, che sia respiratoria, sia funzionale motoria o cardiocircolatoria, saranno le professionalità che individueranno i setting assistenziali adeguati. E quanti posti letto sono previsti per questo reparto? Allora, guardi, a regime sono previsti 18 posti letto. Attualmente partiremmo con 8 posti letto. Anche perché, nel frattempo, le dico, tra pochi giorni Soresa dovrebbe sbloccarci la gara per i progettisti, perché i progettisti non nomina più l'AS, bensì nomina Soresa, in modo da mettere poi a gara quello che è l'intervento per il nuovo reparto di area chirurgica di Torre del Greco, che dovrà essere a fianco al blocco operatorio, perché oggi la situazione che ho trovato è che un blocco operatorio sta in una palazzina e il reparto chirurgico sta in un'altra palazzina. Credo, sotto il profilo dei percorsi, che non sia l'ideale. Allora, il dato ovviamente è che l'ottimo è nemico del buono, come diceva Platone, però è anche vero che cerchiamo di migliorare le cose. Allora, l'obiettivo prioritario su Torre del Greco è quello di fare il nuovo reparto di area chirurgica a fianco al blocco operatorio, in modo che tutto il reparto che attualmente ospiterebbe i malati chirurgici e la riabilitazione diventerebbe solo riabilitazione. E per quanto riguarda il personale, c'è già, insomma, personale dedicato per la riabilitazione? Attualmente ci sono 4 fisiatri e 7 fisioterapisti. Poi, chiaramente, io sono uno che metto risorse man mano che ci sta un'implementazione, perché generalmente, per il mio costume mentale, così sono contrario a quella filosofia in cui tutto deve essere perfetto prima e poi vediamo di aprire. Non funziona così. Funziona che man mano che ci sta il bisogno rappresentato e soddisfatto, si implementano le risorse. Anche perché in qualsiasi sistema organizzato, generalmente non tutto va benissimo all'inizio. Quindi avere delle modularità permette anche di individuare le criticità e risolverle. Perché altrimenti vorrebbe dire un mondo perfetto teorico che però nella pratica poi non viene ad essere concretamente rappresentato in tempi certi. Mi permette la battuta di cancellare il discorso del Covid Hospital di Bosco Trecase. Il Covid Hospital, scusatemi, non era un ospedale di malattie infettive come il Cotugno. Non è stato strutturato a prescindere. Noi, in un'emergenza drammatica, abbiamo fatto una scelta diversa dalle altre AS, che infatti hanno interi reparti chiusi per inquinamento, ragionando e programmando un discorso di dimissioni fortissime e di strutturazione. D'altra parte posso dire con orgoglio, me lo consenta, che noi siamo l'unica Covid Hospital d'Italia a non aver avuto nei nostri dipendenti, che sono circa 300, una sola persona positiva.
e i nostri percorsi, che non erano strutturali, perché non siamo, parte, non siamo uno spazio di malattie infettive, e anzi mi auguro che quando il Covid finisce torniamo subito a fare la nostra attività ordinaria. Per fini tedeschi, ne ho potuto leggere sulla stampa, che sono venuti a vedere il nostro modello, hanno apprezzato i nostri percorsi, ne hanno ritenuti più validi di quelli dei tedeschi. Mi permetto la battuta: il Padre Eterno costruì il mondo in 6 giorni, il 7° si dice di cosa. Noi siamo riusciti a fare il Covid all'ospedale in 5 giorni, perché tenevamo a salvare i cittadini. Tornando un attimo alla cosa che lei diceva della riorganizzazione funzionale dell'area chirurgica a Torre del Greco, in questo caso quali sono i tempi? Non sentivo il finale. In questo ho detto, caso, quali sono i tempi per la realizzazione? Guardi, nel momento in cui la Soresa ci dà i, diciamo, progettisti, dato che noi siamo anche con l'ingegnere Sosto, il nostro direttore generale, con l'ingegnere, persone che lavoriamo a tabù battente, noi ipotizziamo che in 3 mesi, 3 mesi e mezzo avremo già il reparto chiave in mano. Per quanto riguarda invece il pronto soccorso, ci sono ancora carenze, gli operatori sanitari lamentano ancora carenze come la mancanza di reagenti o come la mancanza comunque di figure specialistiche per la gestione dell'emergenza. Rispetto a questo, come intendete procedere? Ah, guardi, il problema vero è un po' più complesso ed è il seguente. In Campania, quella che era la figura del medico Macao, cosiddetto bruttissima sigla che vuol dire medico per quanto riguarda l'emergenza urgenza, è una battaglia culturale fatta circa 20 anni fa dal dottore Schiraldi, fallita. Perché fallita? Perché poiché le scuole di specializzazione in Campania ogni anno sfornano in tutto 12 specialisti in Macao, le lasci immaginare per tutti i pronto soccorso della regione Campania, non parlo proprio del Greco o Castellammare, ma immagini i Cardarelli, immagini Spada del Mare e Compagnia Bella, 12 specialisti, come posso soddisfare questa esigenza? Allora, inevitabilmente, si deve ritornare a quella che è la vecchia 485 del 97, nella quale, accanto alla specializzazione in medicina d'urgenza, vi sono le specializzazioni equipollenti, che sono cardiologia, geriatria, pneumologia, chirurgia d'urgenza. Tutte queste sono branche che non solo possono, ma devono stare in pronto soccorso, perché non per un destino cinico e baro, ma semplicemente perché non ci sono tanti specialisti, a meno che non riducessimo i pronto soccorsi a uno per ASA. Ma domani mattina, se anziché avere 7 pronto soccorsi avessimo uno solamente, li accorpiamo tranquillamente. Ma ne pare possibile una cosa di questo genere? No, sicuramente l'azienda deve offrire comunque una sanità pubblica funzionale attraverso la rete di cui lei parlava prima. Se mi permette, infatti, però io dico sempre, la funzionalità è legata appunto alle competenze, che non sono solo l'etichetta ma anche la definizione. Perché ricordo a me stesso, qualche medico che è stato preso a contratto a tempo determinato, essendo chirurgo specialista ambulatoriale, aveva dichiarato che voleva andare in, che accettava di andare in pronto soccorso nelle sue competenze. Allora, l'ha firmato pure il contratto, delle due l'una. E non penso che possa essere firmato non avendo conoscenze di quello che firmava, oppure, diciamo, evidentemente sono delle scarpe strette successivamente, però di fatto le competenze l'aveva, tant'è che ha firmato il contratto, nel quale in modo specifico è stato chiesto questo, è stato scritto. Quindi, tornando a Torre del Greco, abbiamo detto ci sarà questo reparto di riabilitazione, che non sarà solo riabilitazione per i negativizzati Covid, ma in generale. Poi lei ha spiegato di questa implementazione in maniera più funzionale dell'area chirurgica. Invece, rispetto anche alle altre cose che prevedeva il piano sanitario regionale, quindi un polo oncologico e gastroenterologico a Torre del Greco, rispetto a questo, a che punto siamo? Guarda, allora le rispondo subito. Per quanto riguarda il polo oncologico, allora, nell'atto aziendale e nell'organizzazione c'è una cosa un po' stramba. Era previsto che si facesse il DH oncologico in una palazzina e il DH ematologico, oncologico non attivo, in un'altra palazzina. Mi creda, una pazzia. In tutte le organizzazioni sanitarie serie,
Il DH onco-ematologico è un'unica realtà, sia per motivi organizzativi, sia per motivi di percorsi. Per cui tecnicamente, diciamo, aver immaginato all'epoca, nell'atto programmatorio, eccetera, due DH separati tra di loro, oncologico uno e ematologico l'altro, mi credo un modello che non funziona. Anche perché, sottolineo, essendo quello un elemento di DH, perché non è previsto un reparto ordinario di oncologia, ma un DH, anche perché ne sa che con la legge sulla rete ospedaliera, cosiddetta ROC, rete ospedaliera, diciamo, legata al tumore, al cancro, è rimasto il DH, non è previsto un reparto ordinario. Viceversa, le voglio dire una notizia in anteprima, così può fare il piccolo scoop di questa serata. Con il dottore Pizza, che è il direttore della struttura complessa di oncologia dell'ASL, perché ricordo che fortunatamente questa ASL ha un'unica struttura complessa di oncologia che si articola su vari presidi, quindi che si articola su Nola, su Castellammare, su Torre del Greco, su Sorrento, su Pollena Trocchia, si è immaginato di fare, e domani mattina ho un incontro con l'ingegnere Visone e con, diciamo, il responsabile oncologico e con il dottore Siani, direttore medico del presidio di Torre del Greco, Mosco Tre Case, quello che si chiama un hospice day. Che cos'è un hospice day? Beh, gli hospice ormai sono conosciuti, no? Sono quelle strutture per i malati terminali, sottolineo, non solo oncologici, come la Vulgata, ma di tutte le terminalità. Ora però, grazie alle terapie non di guarigione, ma di supporto della qualità di vita, si è visto che tra il momento in cui la persona non è più, non guarisce più, il momento in cui diventa allettata, per cui o va in ADI o va in hospice, c'è un tempo intermedio, nel quale questa persona, mi passa l'espressione latina, è res nullius, cioè non è più una persona che si possa usare terapia, perché terapia ormai non ha più senso, però non è nemmeno una persona allettata, è una persona che però può avere ancora, io dico, la dignità di una buona qualità di vita tramite quelle che sono terapie di sostenimento, che possono essere su base vitaminiche, antalgiche. E quindi a Torre del Greco vorrei sperimentare, se domani, quindi le dico proprio anche il tempo, domani mattina ho questo incontro con Gene Visone, individuando gli spazi che potrebbero essere vicino al DH oncologico, se è fruibile immaginare un hospice day. Saremo il primo esempio in Campania e il secondo in Italia. E invece per il polo gastroenterologico? Guarda, il polo gastroenterologico già ci sta. Il problema è che tecnicamente in questo arco temporale in cui, lei sa benissimo, per il Covid sono state sospese tutte le attività istituzionali, se non urgente emergente, ovviamente sta in stand-by. Auguriamoci che il 4 maggio o a inizio di maggio ci sia questa possibilità di ripresa di attività ordinarie per poter, dato che l'azienda ha fatto investimenti milionari in attrezzature, avere anche il riverbero di natura assistenziale. Sì, perché sappiamo che la gastroenterologia è sempre stato un servizio di eccellenza a Torre del Greco, ma il piano prevede anche la realizzazione di posti letto. Guardi, sul discorso dei posti letto, io dico sempre, come dicevo anche prima, io vedere cammello, io cacciare denaro. Allora, il punto fondamentale è che adesso abbiamo dato una Ferrari in termini di attrezzature, stanze, diciamo, di diagnosi e cura, tutte informatizzate. Vorrei un attimino vedere, come dire, i risultati, perché gli investimenti, mi creda, sono stati milionari. Allora, voglio vedere finalmente che ciò che l'azienda, e non per merito nostro, che abbiamo già trovato su questo, onor del vero, quindi l'investimento effettuato e le modalità, parta, perché adesso non è ancora partito, dia risposte complessive importanti, e poi cosa chiama cosa. Perché come dicevo prima, il dato del tutto e poi parto non funziona. Funziona che
laddove c'è stato un investimento, si risponda con un'operatività, realizzata la quale concretamente e in tempi e risultati validi si vada avanti. È chiaro, torniamo un attimo all'argomento di partenza, quindi all'emergenza sanitaria del Covid. Come prosegue il monitoraggio dei pazienti che vengono poi dimessi presso le proprie abitazioni? Guardi, allora su questo le posso dare anche un'altra buona notizia. Da ieri sono partite le USCA e stamattina le tre USCA, i tre camper per l'USCA, sono concentrati sui distretti di Castellammare e San Antonio Abate. E le posso dire con grande soddisfazione. Io non c'ho WhatsApp, però se vuole le posso far mandare, a parte qualche mio collaboratore, l'entusiasmo della gente. La gente che stava ai balconi, alle finestre, alle terrazze, riprendeva i camper, applaudiva e diceva finalmente l'ASL, la buona sanità. Mi consenta, questo è il mio risultato che abbiamo portato avanti. In più le dico e devo ringraziare i sindaci di Castellammare e San Antonio Abate che hanno messo a disposizione i vigili urbani, perché la loro aiuto è stata importante per la gestione del traffico, perché un camper non è una smart. I nostri camper sono tutti a doppio ingresso, sporco una parte e poi l'altra parte. Quindi sono camper i quali possono stare tutta la giornata a fare i tamponi, perché li abbiamo attrezzati con il doppio ingresso. Perché il nostro, basti l'espressione, il nostro mantra è la sicurezza innanzitutto dei nostri operatori. E come a Bosco Tre Case, unico caso di Covid in Italia, nessun operatore si è infettato, lo stesso facciamo per quei medici che stanno sulle USCA e che stanno svolgendo questa attività. Questo servizio dei camper lo prevedete anche per altri distretti sanitari? Tutti, dottoressa, tutti. Tutte le 298 persone positive che attualmente stanno a casa avranno la visita, il tampone e il monitoraggio delle nostre USCA. Da una parte sulla partita siamo partiti da Castellammare e San Antonio Abate, ma mi creda, da lunedì prossimo ogni camper avrà una sua area dedicata. Il governatore della Campania De Luca, che tra l'altro ha fatto anche visita di recente al Covid Hospital di Bosco Tre Case, ha parlato per questa fase 2 di uno screening di massa. In che modo saranno coinvolte le aziende sanitarie? Ma su questo, come dire, aspettiamo diciamo i kit, perché una volta fatto il modello USCA, sugli screening di massa che hanno a che vedere quindi con chiaramente non persone sospette Covid, dovrebbe essere affidato ai medici di medicina generale, i quali dovrebbero essere con loro assistiti a farlo. E poiché dovrebbe essere persone non sospette Covid, dovrebbe essere normali, diciamo, tipi di assistenza. Il punto fondamentale è A, i kit, e B, nel caso in cui poi il kit risultasse positivo, il discorso del tampone. Anche su questo le posso dire che noi da martedì prossimo avremo una terza macchina, diciamo di natura laboratoristica a Nola, che processerà 200 campioni al giorno. Per cui, ultima domanda. Prego. Ultima domanda sulle terapie che avete adottato. Non ho capito. Dicevo, un'ultima domanda la volevo fare sulle terapie che avete adottato a Bosco Tre Case per la gestione dell'emergenza. Cioè, dal punto di vista farmacologico, le vostre le terapie adottate sono state soddisfacenti, hanno dato buoni risultati? Sì, guardi, anche su questo voglio, mi permetto di sfatare un altro brutto luogo iniziale comune. Qualcuno, diciamo, inizialmente diceva che non si dava niente. Noi dal primo giorno abbiamo dato ai malati in terapia intensiva il Pequeral, che è la terapia a scelto. L'unica differenza, ma che è prevista nel protocollo a scelto, che anziché la forma endovena, la forma sottocute. Per cui noi facciamo tre somministrazioni sottocute, che come dice il protocollo a scelto, sono equivalenti a quelle di endovena. Probabilmente qualcuno, o per ignoranza o per malafede, diceva che invece non si faceva nulla, e consenta questo piccolo sfogo. Va bene, allora col suo ultimo sfogo chiudiamo questa lunga intervista e
La ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Saluto anche il nostro responsabile alla regia, da Antonella Lo Sapio. Grazie. Buonasera, a tutti grazie. Per la vostra attenzione. Buonasera. Buonasera.